Buonasera e benvenuti in questo nuovo video gameplay sul walkthrough di Marvel's Guardiani della Galassia. Siamo esattamente sul videogioco dei Guardiani della Galassia che per adesso si sta rivelando davvero divertente, niente di particolarmente eccesso, ma molto divertente, specialmente per quanto riguarda la scrittura dei dialoghi tra i personaggi. Nello scorso episodio, tanto distruggiamo un po' tutto qui, avevamo iniziato ad esplorare questo pianeta. Siamo nel capitolo 3. E forse possiamo addirittura scendere ancora? Io mi ero tenuto questo dubbio. No, non voglio salire, voglio scendere. Mi ero tenuto questo dubbio fino a questo episodio perché voglio provarlo ora. No, ok, muori, perfetto. Come non detto. Andiamo avanti allora. Di qua non c'è nulla, Grazie del vero? ponte, Rocket. Pensate solo a rifare una cosa del Belli, genere. lo sento. Se vi ricordate, Rocket l'avevamo lanciato. Scansioniamoli. Allora, i mille volti di Sacnarf, una delle innumerevoli sculture di pietra. Ma no, perché sculture di pietra? Voglio questi. Mantane, insettoide volante corazzato, preferisce attaccare a distanza ravvicinata. Mantenere la distanza. Ehi, ti sto. Ma no, ti distruggo, guarda. Ora, guardiani, tocca a voi. Stordiscilo. Vai, Gamora. Forza Drax, sto aspettando te, eh. Vai. Non lasciare tu che prendano me. Ah, basta con queste creature inferiori. Datemi un mostro. Perfetto. Abbiamo anche due nuovi punti abilità. Direi di usarli. Allora, Star-Lord, mezzogiorno di fuoco. Cos'è, McCree? Star-Lord scarica una rapida sequenza di colpi blaster infliggendo danni ingenti contro uno o più nemici. Potrebbe essere interessante. Quindi facciamolo. Ma come si Ah, usa però? anch'io sono parecchio confuso. Dove razzo siamo finiti? Perché siamo sicuri che sia di qua? Queste statue non sono arrivate da Posso sole. usare il colpo Ce le hanno caricato? messe. Messe da chi? A che scopo? Rocket, riesci a infilarti per vedere se il sentiero continua di là? Quanto mi paghi? 50 unità? I soldi più facili di sempre. Non le ha 50 unità. E tu di lì non ci passi. Allora, io direi che qui mi sa che si può tornare indietro a prendere quel collezionabile che nello scorso episodio mi ha fatto smadonnare. No, non si può tornare indietro, mannaggia su questo gioco di merda. Allora, si può solo scendere da lì. Quindi bisogna salirci per forza prima, ma non capisco come. Dalla mano? No. Forse però. No. Niente. Dai, che ti buggo. Niente da fare. Di qua non si Che passa. sorpresa, un'altra statua. Non rompere i Preferisco coglioni, per tutta la Rocket. vita una strana statua a uno strano mostro. Ci A questo occupiamo punto, della guarda vendita di qua, mostri, Gamora e non distrugge. di statue. Ok, Gamora, scommetto che si va di qua. Però anche qui sopra, no? Cioè, Impossibile che siamo possibile giù. andarci in qualche Manca modo. ancora tipo mezzo pianeta. Lady Elbender supererebbe la giungla in 7 passi. Di sicuro. Oppure solcherebbe le montagne in volo. Oh, vola anche? Possiede creature volanti. Io so che spara raggi laser dagli occhi. Ora si Ah, questa non la sapevo.
Io so che ci sono 9 Hellbender, per questo si chiama Seknart 9. Ha! Ma questo è ridicolo! Ah, questo è ridicolo? Là ho visto altri materiali. Guardali lì. Eccoci qui. E abbiamo raggiunto i materiali che vedevamo prima. Però non quelli dello scorso episodio, purtroppo. Vai, okay. Gamora. No. Vuoi scommettere su cosa ci aspetta oltre Gamora. Questi rami? Forse. Quanto? Voi due siete incredibili. Ah, ok, lo taglia comunque Gamora, che se sbagli guardiano. Va bene. Triggeri solo un dialogo diverso. Bombardiere Nova. È dalla guerra che non ne vedevo. Ci volevano una decina di navi per abbatterne uno. Una decina di navi o un agente Kitauri? Lo prendo come un complimento. Nessun segno della fortezza? No, se vuoi che sia la strada giusta. Sì. Che problema c'è ora? Ora? No, pensavo solo che è meglio se va qualcun altro per primo. Noi Groot siamo la mercanzia. Solo uno di voi. Piano A e piano B, ok? Non pensate che sia ora di muoversi? Groot dice no. No, niente, ho provato ad arrivare dall'altra parte per prendere quei materiali, ma non ce l'ho fatta. Andrà bene, non guardate in basso. No, scordatelo. Vai, su. No, vai tu. Qualcuno vada. Non sarebbe compito del capo fare strada? Non se è pericoloso. Perché devo coprirvi le spalle? Certo. Visto? È facile, sicurissimo. Ok. Chi è che vola giù secondo voi? Assassina. Ci sono tanti modi migliori per uccidere. Piano, piano. Che razzo può morire qui? Groot dice che c'è qualcosa laggiù. Mostro. Non importa. Certo che importa. È troppo instabile. Avanti. Non visto il spettacolo di gara. Ma dai, me l'ho fatto. Vabbè. Lì non l'ha preso bene, perché l'ho palesemente fatto giusto. Ah, devi proprio aspettare che diventasse verde. A prova di scemo, ok? Bella presa. Non c'è di che. Non abituarti. Peter Quill! C'è qualcun altro qui! C'è qualcun altro qui. Trovato. Prenderemo il potere del ghiaccio da quello? Indicatore della salute. Alcuni avversari dispongono di diverse barre della salute, come se vince dagli indicatori sopra la barra principale. Una volta svuotata una barra, il rispettivo indicatore svanisce e appare la barra successiva. Una volta rimossi tutti gli indicatori, appare l'ultima barra della salute del nemico. Ok, è un boss praticamente. Quando compare il suggerimento, premi Y per eseguire un attacco di opportunità, ok? Attaccalo al ventre! Liga!
Se la tua barra da impeto è attiva, in combattimento potrebbero comparire suggerimenti per attacchi di opportunità. Premi il comando per scatenare uno degli attacchi speciali dei guardiani. Un attacco di opportunità andato a segno danneggerà gravemente il nemico. Ok, infatti gli abbiamo tagliato la coda. E lui scappa. Pavida creatura, concludi la battaglia! Pavido proprio. Ah, Moncherino sta scappando. Senza la coda tra le zampe. Io dico di inseguirlo e farlo fuori. Ti hanno mai detto che fai paura? Sì. Vedo una via d'uscita lassù che è proprio quello che ci serve ora. E ci aiuterà a vedere dove stiamo andando. È deciso, scagliamo questo marchingegno abbattuto. Sì, ok. Come facciamo? Bella domanda. Prima una nave della Resistenza e ora una dei Nova Corps. Forse dovrei essere io quello che porta il visore magico. Non crederei a una tua parola. Siamo d'accordo, preferirei... Parete frastagliata. ...di Peter Quill alle bugie del ra. Ok. Gamora, quanto in alto riesci ad arrampicarti? Scopriamolo! Ti stai godendo il momento, assassina? Che momento? Visitare la tomba dei tuoi nemici. I Nova Corps non erano miei nemici, Drax, ma di mio padre. C'è niente di utile lassù? Da qui vedo il reattore bloccato. Un paio di colpi dovrebbero bastare. Il reattore sembra sul punto di cadere. Oh, quel coso è il nostro biglietto per salire. No, non è un coso né un biglietto. È un reattore. Qui però cosa c'è? A quanto pare ci sono dei vecchi banchi da lavoro qua dietro. Non mi stupisce. Forse stavano cercando di riparare quel bombardiere. Ok, Rocket, vediamo se questo coso funziona ancora. Sì, va. Andiamo bene a prendere un po' di potenziamenti, va. Non ci attacchi un qualche mostro. Scarica di adrenalina, cadenza di fuoco raddoppiata con salute inferiore al 25%, magari nope. Evita la caduta a terra con scatto quando viene colpito violentemente. No, grazie. Super pugno di Quill. Localizza componenti grazie a un feedback audio e video con il senso, con il visore attivato. Questo è interessante. E voilà! Ok, solo questo potevamo fare. Visualizzatore. Visualizza un indicatore su schermo se ti trovi entro 15 metri da un componente. Più avanti, più ti avvicinerai al componente, più forte sarà il segnale acustico. Entra in modalità visore per localizzarlo con maggiore precisione. Ok. Utility comunque. Ora, dove siamo? Utilità. Ti stiamo aspettando per salire sul marchingegno. Ah, giusto. Ehi, Quill, vuoi scansionare questo coso? Concordo. Cosa, il banco? È vero? Non l'ho fatto prima. Forse questa Lady Band è un'eroina di guerra e può liberarci dai Nova. Io non nominerei la guerra. Come mai? Chi vi ha partecipato non è ansioso di riviverne il ricordo. Ecco. Allora, Drax, vediamo di andare. Là c'è una corda. Basta tagliare un po' di cavi per trasformare l'ala in un ponte improvvisato. Cos'è questo suono? Vai Gamora. I cavi dell'ala ci stanno chiamando? Vogliono conoscere la tua spada, Gamora. Sul serio? Là però c'è un collezionabile, quindi... Cioè c'è un materiale. Spostare quell'affare non è un problema, vero? No, sono eccezionalmente... Quindi mettimelo lì. Proprio come Lady Albert. Abbiamo capito. Trascinalo per me. Come vuoi che lo metta, Peter Quill? Lì va benissimo. Vai, forza, veloce, veloce. Ecco, queste parti qua io le avrei sinceramente evitate. Spezzano tantissimo il ritmo del gioco. Sono lentissime e sono anche abbastanza noiose. Ho solo seguito le istruzioni del nostro capo. Zero mostri giganti. Lì c'è un... Ah, lì c'è un altro collezionabile. Non risica. Divertente! È defunto? E qui? Sei morto? No! Wow! Sono vivo! Mo' da qua però? Hai bisogno di assistenza, Peter Quill! Ah, c'è anche un altro cosino. Ce la posso fare! Un oggettino era, ok. Ehi, secondo voi è delle manette? Possibile. Manette roventi, Chitauri. Dai! Ah, proprio posso salire qui. Gamora! Ehi, Gamora, riesci a liberarmi?
Magari infilando la spada nella fessura. In che senso? In quale fessura? Ok, così va bene? Sì, fantastico. Ok. Sì, qualche traccia di qualcosa nel burrone? Sì, ci ho parlato. Può mangiare Groot per primo. Prendo in giro. E poi si può andare lassù. Possiamo salire sulla nave adesso? Quanti componenti ho? Posso vederlo in qualche modo? Un inventario. Eccolo, eccolo, l'inventario. 360, mi sa che non ne ho comunque abbastanza. Ricarica rapida. Scansione tattica, localizzatore componenti. Ma com'è che si usa la scarica? Quella che ho sbloccato potenziandomi, questa, mezzogiorno di fuoco. Explore, no, costumi indietro. Come si usa questa? Star-Lord scarica una rapida sequenza di colpi blaster infliggendo danni ingenti contro uno o più nemici. Ma cos'è, passiva? Non mi sembra passiva, mi sembra che debba usarla. Ah, da lì, da questi. E adesso, Peter Quill? Con le frecce direzionali? E adesso vai Gamora, tutto tuo. Ci sono dei cadaveri. Guarda, guarda che ci va. Visto? Facile. Ottimo lavoro di squadra. Ez, come si suol dire. Li ho motivati. Bene. Cime viscide battute dal vento. Arriviamo. Sai, la nostra attenzione alla sicurezza è ammirevole. Una cosa è certa. Senza l'assassina non avremmo mai completato l'operazione. Drax, hai lodato Gamora? Sto solo dando credito a chi lo merita. Ok, siamo tornati su. Sappiamo tutti che Gamora è super fica e super utile. Eccola, la fortezza di Lady Albender. Adesso è decisamente più grande. Ha, non è più grande, siamo noi più vicini. Che sta facendo, Capitan Distratto? Sto andando a prendere dei materiali. E ci chiama impazzisco. Wow, wow, wow. Posso scansionare? Oh sì. Di morchia fichissimo qui a terra. È interessantissimo. Infiliamoci tutti le dita. Guarda che ci sento. Posso magari scendere da qualche parte qua? Parte. No? Quill, devi vedere questa nave. Ammirate l'ira di Lady Airbender. Persino i Kitauri. Oh. Ok, proviamoci. Oh. Che schifo. Ragazzi. Mi conviene aspettare prima di scendere. Arriveranno giù tutti, vero? Sì. Tutti tranne Gamora, ma ovviamente. Il raggio è così profondo. Incastrati, eccola. Ragazzi. Inquadratura a culo. Sempre apprezzata. Figlio di uno schmuck. Prendi! La spada non va bene, donna. Trova una corda. Sì, in fretta. E dove trovo una corda? Non lo so, a fondo della merda. Quel, fa qualcosa. Zoro. Quel. Potere del ghiaccio? Così, a caso. Che cosa hai fatto? Sortilegio. Che freddo. Rocket, qualcuno lo tiri fuori! So, i miei blaster non... È successo una volta sola quando ero ragazzino, non lo faccio apposta. Tecnologia Spartoi. Pensi di averle viste tutte e poi succedono cose così. Potresti... Lascia perdere le armi. Voglio capire cosa le fa girare, se no tanto vale dire che è magia. Ho un sortilegio. Ragazzi. Ho collegamenti genetico-neurali abbinati a qualche nanolega trasmutante. Ho un sortilegio. Ecco, si ricomincia.
Ottieni l'elemento ghiaccio per le armi di Star-Lord. Ok, voglio usarlo per ora. Colpi elementali. Ora puoi equipaggiare i colpi elementali sui tuoi blaster. Premi di sinistra per equipaggiare il colpo gelido. L'icona sopra la barra della salute dei nemici indica la debolezza rispetto a un elemento. Ok. Noi lo sappiamo perché li avevamo scansionati, quelli, le gelatine. La barra elementale si ripristina col tempo e le munizioni vengono lasciate cadere da nemici sconfitti. Ok. Per sparare al budino è inutile. È proprio quello che stiamo facendo da 3000 anni. Da sempre. Grande Gamora, tac. Manca poco. Altro punto abilità nuovo. Direi ottimo. Possiamo scavalcarlo. Ding ding ding, dategli una stellina d'oro. Dobbiamo capire come renderlo scalabile. Le stelle sono fatte di idrogeno, non oro, se no sono planetoidi. Giusto, Drax. Oddio, non lo so se sia giusto quello che ha detto. Magari possiamo far saltare fuori qualcosa dal lato del relitto. Qui ci va dentro Rocket, immagino. In quel buco. Magari puoi hackerare qualcosa e crearci dei gradini. E come dovrei arrivarci fin lassù? Vabbè, dai, Gamora, su. Puoi tirare fuori quel cannone? No, se Dax. Hai un paio di rotazioni di tempo. Estrarrò io il cannone. Ok, Emo Rocket ci va. Più ostinato del previsto. Bah, è impossibile. Ah, ok, va bene, fermo. Capito. Non potevi tenere. Prima però un altro fai po'. Questa cosa, Drax. Drax, riesci a estrarre il cannone in alto? Impossibile, troppo lontano da terra. In che senso? Vabbè, allora dobbiamo trovare un modo per bloccarlo. Ovviamente. Drax, riesci a tirare fuori quel cannone? Ci provo. Poi sparerò il colpo gelido e va bene. Però io vorrei andare lassù. Per sempre. Notevole. Ora dobbiamo estrarre il prossimo. Groot, pensi di poter usare i tuoi rami per tirar fuori quel cannone? Io sono Groot. Dice che non sono forti abbastanza da spostare quell'affare. Rocket, dovresti infilarti dentro quel buchetto per cercare di allentare il cannone dall'interno. Pronto? Nave Chitauri, piena di trappole e meccanismi mortali. Pensavo ti piacessero un sacco. È vero, mi piacciono. E ho sempre sognato di vedere una plattanave dall'interno. Ok. Vai, mi attivi quello? Cos'è questa puzza? Quello... Oh, razzo! È tutto a posto, Rocket! Trovato l'equipaggio! Pare che anche ai vermi facciano schifo i Chitauri morti. Rocket! Bene. Tranquillo, fammi deviare un po' dell'energia rimasta verso il cannone e... Niente! Sai che c'è? Al diavolo! La faccio saltare! Aspetta! Pensa a tutte le trappole! Oh, bravo. Guarda che roba. Devi aver acceso tutto quanto. Rocket, stai bene? Spara, ole. Sono asciutto. E Gamora. Gamora, vai. Riesci a creare un varco in quel disastro? Certo. Sì, Peter Quill. Verso il palazzo della gigantessa. Oh, ora è una gigantessa? Pare che Lady Elbender sia alta 50 teste. Non vuol dire molto, dipende dalla testa. Mai visto un righeliano? Sì, Lady Elbender ci dà compiti impossibili. Teste ridicole. Ok. Oh,
no, un altro enorme tentacolo. Attento, potrebbe fingersi morto. Guarda là. Dai, non dirmi che non posso arrivarci di nuovo. Forse è defunto. Colpiscilo e vediamo. Molto bene. Alt, e se sta dormendo? Non sembra un mostro felice. Beh, almeno è andato via. Torna dalla madre, vedi il Bender. Ecco come andarlo a prendere. Ne dubito, Drax. Ehi, non sembrano un sacco di piccoli rocket che si riparano dalla pioggia? Aspetta, qua Groot vuole parlarmi. Sei cosa vuole dire? Posto, Groot. Beh, effettivamente, ehi, chiedere cosa vuole dire a Groot, visto che insomma, siamo qui, sembra tu ovvio. Tu conosci Rocket da molto più tempo di me. Io sono Groot. Sai che può essere imprevedibile, persino lunatico, esuberante. Io sono Groot. Mi chiedo solo, pensi che riuscirà a fare il suo dovere? Io sono Groot. Mi è sembrato un sì. Bene, grazie, bello. Ok, che dialogo profondo. Dove eravate finiti? Esame del personale. E l'hai passato? È un'informazione riservata. Qui non c'è niente, davvero? Ah no, ecco qua, materiale degenerante, rigenerante. Cosa sulla personalità di Lady Albender? Qualcuno a parte Drax? Io ho sentito dire che... Mi sa che qua c'è un altro segretino, La fortezza è di qua, Peter Quill. Infatti loro vanno tutti là e noi invece andiamo a trovare il segreto. Non abbiamo esplorato abbastanza? Io credo che esplorare... Dovrò saltare di là. Effettivamente molte volte è così. Quando sbagli strada nei videogiochi dici, beh, no, sto esplorando, insomma. Ma dovremmo avere un guinzaglio per il nostro mostro. È una missione che richiede un po' di... Ma intende per... Ok, qua colpo gelido, ottimo. Tutto a posto, Peter? Sì, sto solo trasformando l'acqua in ghiaccio. Buffone. Dai, qua mi merito un bel collezionabile, però, Dai, non solo dei materiali, che merda. Sai che da qui si vede casa mia. Cosa ci fai là sopra? Roba da ricognitore. Ricognizione. Direi cultura che, del nascondiglio. Proseguiamo nella direzione esatta della fortezza, sì. Ottimo lavoro, Peter. Spero che quella schiappa di una bestia non sia andata a piangere da mammina. Devi mirare alla testa, Gamora. Almeno io le ho staccato un arto. Tu che hai fatto? Quella cosa sarà coperta di lividi. Quanti ne ho presi qui? 120, dovrebbe dare almeno un po' ne ho presi. La giungla con tutti i lividi che le ho fatto. Pensi che sia morta per i tuoi lividi? E possiamo scendere. Anche per i miei. A questo punto qua, vediamo un po' cosa si può fare. Adesso si debba andare a tornare di là. Eccoci qui. Dai, perché il ponte è sempre dalla parte sbagliata? Potrei toccami ancora e ti spiaccico dappertutto. Rocket furibondo perché ha permesso a Drax di lanciarlo, ok? Non lanciamo e non spariamo. Deve esserci un modo per attraversare. Guardiamoci in giro. Lady Elbert. Fammi indovinare, si sarebbe stesa sul burrone per farci camminare sulla sua schiena? Stavo per illustrare come avrebbe scagliato la creatura silvestre senza... Può andare di qui? Ragazzi, ho trovato qualcosa. È profondo. Sembra promettente. Avremmo poco spazio di manovra in caso di attacco. Non staremo qui a lungo. Vedete una via d'uscita? Se dobbiamo, possiamo crearla. Sentite anche voi? Usa il visore per scansionare gli oggetti e identificare punti deboli strutturali. Chissà da dove arriva. No, ma che rat! Drax può lanciare oggetti pesanti contro punti deboli. Ok, perfetto. Vai, Drax. Drax, puoi sfondare quel muro puzzolente. Potrei pentirmene. Bravo, Drax. Spiacevolmente aromatico. Schifo. Sto contraendo ogni mio orifizio. Ok, questa è strana. E là? C'è nessuno?
Emozioni tutte insieme. Perché Lady Albender l'ha messo in gabbia? Perché è fastidiosissimo? Forse è cibo. E sarebbe cibo? Sì, cibo per mostri. Chissà che sapore ha. Peter! Perché proprio quel sapore? Approfittiamone! Sai, dobbiamo fare qualcosa cibo per il tuo senso del fuoco. Della gabbia! Capita? Ci serve la gabbia! Se entriamo nella fortezza con il mostro che cammina al nostro fianco, ci deridono senza pietà. Perché sussurri? Groot, non accarezzare il tentacoloso. Gamora pensa che questa storia del mostro funzioni meglio come una gabbia. L'unico problema è che dentro c'è un mostro incavolato. Liberate la bestia, la elimino io. Perché l'ultima volta è finita così bene. Ci servirebbe un piano migliore. Sì. Uno che garantisca l'incolumità del capo, magari. Ah, due di loro? Vai! Ottimo colpo! Non dobbiamo più tenerne la corsa! La torrente è un pilota di fulgine! Prego, le ossa! Rassegnati! Pronto! Non gli fa niente il ghiaccio a lui, Boh, Groot l'ha tenuto fermo e Gamora l'ha disintegrato. Ora fatevi sotto, mostri! Tu vieni con me. Meglio muoversi! Oh, la pioggia!